Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Una buona festa a tutti, sorelle e fratelli. Con la Pentecoste si conclude questo giorno di Pasqua che è durato 50 giorni, il tempo in cui abbiamo accolto la luce che il risorto ha donato alla nostra vita, il senso che dà alla nostra esistenza in questo mondo. E il brano evangelico di oggi ci riporta proprio a quel giorno di Pasqua, quando i discepoli gioirono al vedere il risorto. È importante richiamare il senso di questo vedere e il termine greco che l'evangelista impiega. In italiano abbiamo solo questo verbo vedere, in greco ne abbiamo vari di verbi, c'è il blepo che significa osservare il verificabile, ciò che i nostri occhi materiali riescono a vedere, ma il termine che viene impiegato per questa visione del risorto è orao, è lo sguardo di chi vede oltre il materiale, oltre il verificabile. Gesù un giorno ha detto: «Beati coloro che hanno il cuore puro, i puri di cuore, perché vedranno Dio». È lo sguardo che riesce a vedere anche l'invisibile agli occhi materiali, a ciò che è verificabile. I discepoli gioirono perché con questo sguardo sono riusciti a vedere dove è andata a finire questa vita donata del Maestro. Ed è interessante che non si dice che Gesù è apparso, ma che è stato visto. È l'invito anche per noi a verificare questo nostro cuore, perché se è puro, anche noi siamo in grado di fare questa esperienza, di avere questo sguardo che vede il destino di una vita donata come quella del Maestro. Il brano evangelico di oggi dice: il risorto stette in mezzo ai discepoli. Non racconta tanto un'apparizione di Gesù che si rende visibile e poi torna di nuovo invisibile. Narra piuttosto l'inizio di una nuova, stabile presenza che è vista da coloro che hanno questo sguardo della fede. Se prima stava con qualche discepolo perché era condizionato dalla nostra realtà materiale, da tutti i limiti che la nostra condizione umana ha in questo mondo, adesso non più. Adesso sta in mezzo ai discepoli, in mezzo a questa comunità che si trova dispersa nel mondo intero, non è lontano da nessuno di questi discepoli, perché tutti i limiti della condizione umana sono caduti. Adesso chi ha lo sguardo puro vede il risorto che lo accompagna nel cammino di questa vita. E difatti qualcuno sperimenta questa presenza quando ha il cuore puro, qualche altro e noi stessi nei momenti in cui si appesantisce la nostra mente e si appesantisce il nostro cuore, anche noi possiamo non sperimentare più questa presenza e non avere più questo sguardo. E il risorto
dice pace a voi e poi mostra le mani e il fianco. Non è un dettaglio apologetico, vedete che sono proprio io, toccate le mie mani, guardatelo, il costato. Del resto, per farsi riconoscere, non avrebbe dovuto mostrare le mani, ma mostrare il volto. Ma è molto importante il dettaglio, la prova dell'identità di Gesù, mostra la mano. Le mani che sono state inchiodate sulla croce e il costato che è stato ferito. Questa è la sua identità. Come mai? La mano, lo sappiamo, nella concezione semitica indica la forza, il potere, le opere che uno compie, l'azione. Cos'è venuto a fare Gesù in questo modo? A mostrare le mani. Le mani di Dio nell'Antico Testamento, lo sappiamo, erano interpretate in vario modo, soprattutto nel senso della forza. Cadere nelle mani di Dio aveva un'accezione positiva in genere, ma anche poteva significare castigo. Ricordiamo nell'Esodo, la tua destra, Signore, ha fatto a pezzi il nemico. Come sono queste mani di Dio? Hanno detto addirittura che Dio combatteva, faceva le guerre con le sue mani. Dio è venuto a mostrare le sue mani e Gesù le indica al termine della sua esistenza in questo mondo, le mostra ai discepoli. Eccole le mani di Dio. Nelle mani di Gesù noi abbiamo potuto contemplare la rivelazione delle mani di Dio. Cosa hanno fatto queste mani? Sono le mani che hanno lavato i piedi ai discepoli. Non un Dio che si è fatto servire, ma un Dio che con le sue mani si è fatto servo, ha messo la sua forza, le sue capacità a disposizione della vita dell'uomo. Le sue mani sono state inchiodate proprio perché ha messo tutto se stesso a servizio dell'uomo e ha rivelato tutto l'amore di Dio. Voi le avete inchiodate, non le stacco per colpirvi con queste mani. No, qualunque cosa mi facciate io vi dirò che vi amo. Eccole le mani di Dio. Questo è il potere della mano di Dio, lavare i piedi, servire, compiere gesti di amore per ogni uomo. È in queste mani che si è rivelato l'azione di Dio, l'opera di Dio, la mano di Dio. Lo ricordiamo, a Nazareth i compaesani di Gesù dicono i prodigi che sono compiuti dalle sue mani. Cosa hanno fatto queste mani che Gesù mostra ai suoi discepoli? Hanno toccato i lebbrosi, che era proibito, quelli che erano impuri, dovevano essere evitati, non potevano essere toccati. No, le mani di Dio hanno toccato i lebbrosi, hanno aperto gli occhi ai ciechi queste mani, hanno raddrizzato la donna che andava sempre piegata e schiacciata, l'hanno messa dritta queste mani, hanno risollevato il paralitico. E poi molto belle sono le mani che hanno accarezzato i bambini, scandalizzando i discepoli perché i bambini erano ritenuti impuri. No, le mani di Dio accarezzano i piccoli. Ecco la rivelazione delle mani di Dio. Mostra queste mani per dirci che le nostre mani devono assomigliare alle sue. Quelle sono le mani di Dio e il Figlio di Dio deve avere le stesse mani che si sono rivelate in Gesù di Nazareth, nel Figlio unigenito. È così il Figlio di Dio, così che si rivela il Figlio di Dio, quando le nostre mani compiranno le stesse opere che sono state quelle di Gesù. E poi il costato. Il gesto di Gesù vogliono impedire un fraintendimento che credo sia il nostro, cioè
pensare che la passione d'amore di Gesù, non la passione botte, sacrificio, sofferenza, sì, c'è stato questo, ma vogliono mostrare che non va dimenticato quello che è successo. E noi pensiamo forse che quello momento di passaggio, che sarebbe stato meglio che non ci fosse stato, non è andato a cercarselo, ma è stato un momento che non va messo tra parentesi, perché è proprio quel costato trafitto che ci mostra il vero Dio, tutto il suo amore. Solo la croce poteva rivelarci questo volto di Dio che ama fino al dono totale di sé, fino al dono della vita. Quelle ferite sono il culmine di tutta la storia di amore di Gesù, la sua identità di innamorato dell'umanità. E quindi le piaghe della passione non sono dei rimasugli che sarebbe bene cancellare, no, rimarranno per tutta l'eternità perché sono la carta di identità di Gesù e di Dio. Il costato, l'episodio si riferisce al racconto del soldato romano che colpisce con la lancia il petto di Gesù, e lì l'evangelista aveva notato un dettaglio molto importante: dal costato sono usciti sangue ed acqua. Il sangue è la vita donata. Il sangue era il simbolo della vita, e qui da quel costato trafitto, cioè dal dono della vita di Gesù, è giunta a noi la vita dell'Eterno, e quella vita che non è toccata dalla morte biologica. E le gocce d'acqua indicano nel quarto Evangelo la vita divina, il suo spirito. E i discepoli gioirono avendo visto il Signore. Non poteva che essere la gioia. Chi spalanca gli occhi e riesce a vedere il risorto non può che provare gioia nel suo cuore, perché tutta la sua vita viene illuminata. È l'invito per noi ad aprire i nostri occhi. Non si conclude qui il brano evangelico, non c'è solo la visione del risorto, ma c'è l'invio. Gesù che dice ai discepoli: come il Padre ha mandato me, anch'io invio voi. Gesù vuole che si parta, che si vada verso l'altro. Questa è la missione che Gesù affida ai discepoli. I discepoli devono dare continuità a questo cambiamento del mondo, dare continuità alla presenza visibile, tangibile, sacramentale del risorto. Gesù è l'inviato, e lui rende presente il volto del Padre proprio con le sue mani e con il costato trafitto. E l'uomo, lui è l'uomo riuscito, e ci ha mostrato queste mani e questo costato per dirci che noi dobbiamo rendere presente questa sua persona che dona la vita. E siamo inviati quindi a comportarci allo stesso modo, a essere noi dei crocifissi per amore. Per cui la missione alla quale noi siamo inviati non è altro che quella del dono di noi stessi ai fratelli, e la Chiesa esiste proprio per questo, per rendere presente, rendere visibile il Signore risorto. Gesù si è fatto carne, ha vissuto 37 anni al tempo di Tiberio e prima ancora di Cesare Augusto, una vita molto limitata nello spazio e nel tempo. Adesso non più, adesso è presente proprio attraverso di noi. Non so come abbia avuto questo coraggio di affidare a noi questo compito di rendere presente Lui. È con grande umiltà che accogliamo quindi questa missione. Potremmo sentirci fragili, deboli, e lo siamo, ma ecco che Gesù ci dona una forza
che non è di questo mondo, la forza del suo spirito, della sua vita, quello spirito, quell'energia divina che lo ha portato a donare tutto se stesso, non l'ha portata con sé in cielo, l'ha riversata sulla comunità dei discepoli, difatti soffia su di loro con questo gesto e dice: accogliete Spirito Santo. Spirito Santo è proprio la forza e la vita divina. E questo verbo soffiare, enfusao in greco, è un verbo molto raro, ricorre proprio all'inizio quando Dio ha soffiato su quel fango che aveva impastato ed è nato l'uomo. E qui con questo soffio dello spirito nasce l'uomo nuovo, non solo l'uomo biologico, adesso no, adesso c'è il figlio di Dio che riceve questo soffio di vita divina, è una creazione nuova quindi quella che accade. E poi la missione. A coloro che rimetterete i peccati sono loro rimessi, a coloro che non li, che li ritenete saranno ritenuti. Beh, lo sappiamo che il Concilio di Trento ha sostenuto che con questo versetto è stato istituito il sacramento della penitenza per rimettere i peccati. Non è soltanto questo, è questo, ma non soltanto questo. Gesù qui si rivolge non a un gruppo ristretto, ma ad ogni discepolo. È ad ogni discepolo che è affidata questa missione di rimettere il peccato. Afiemi in greco significa abbandonare, staccarsi da, e ogni discepolo deve svolgere questa missione di allontanare le persone dalla strada sbagliata. Questa va abbandonata. Se noi invece non compiamo questa missione, loro rimarranno su questa strada, devono invece essere portati alla vita. È un'enorme responsabilità che viene affidata non a un gruppo di discepoli, ma a tutta la comunità cristiana. E Gesù ha conferito a tutti noi il potere di neutralizzare il male, di eliminarlo, e ci ha dato questo potere, questo spirito, questa capacità. La comunità di Gesù deve far brillare questa luce d'amore e di vita, e quelli invece che non adempiranno il loro compito di far brillare davanti ai fratelli la luce si rendono responsabili della mancata distruzione del peccato. Sono responsabili quindi se i fratelli rimangono nelle tenebre, nella mancanza di vita. Ecco la grande responsabilità che ci è data di distruggere il peccato nel mondo. Noi lo sappiamo che cos'è il peccato. Il peccato è la non vita, è l'impedire che si sviluppi dentro l'uomo il germe divino che gli è stato donato. A ognuno di noi è affidato il compito di far crescere, di lasciar crescere in noi stessi e di far crescere nel fratello il Figlio di Dio. Auguro a tutti una buona festa e una buona conclusione di questo giorno di Pasqua.